Bene, Marcello, allora prima di lasciarti, il solito flash da Beppe da Beppe. Sì, pronto, ciao Marcello. Allora, ciao Lindo. Ciao, allora abbiamo sentito le formazioni, no? Abbiamo sentito gli ospiti. Visto che non te ne più niente da farmi, tu hai detto mezzo chilo di macinato. È perché lì c'è il mercato, lo stadio, insomma. Sì, infatti volevo dirti che si è chiuso tutto, sono sempre più veloci qua a sbaraccare il mercato, ormai è una soluzione. Neanche quello del formaio, quel marito che ti cercava quello del formaio. Cioè, speriamo, grazie. Non l'ho ancora trovato. Quello. Grazie, cioè, Gianluca, Marcello. Vi faccio salutare da Gianluca Tavellini, sì. Ciao. Anzi, ti lascio il microfono, vado su. No, ti tengo qua, devo andare, ciao. Ciao, ciao, naturalmente, buon pomeriggio a tutti. Non ho l'auricolare, quindi non. Ti giro la domanda di Gigi: che sì. Partita ci aspettiamo? Verona che torna ad aggredire e a riprendersi la partita in mano dopo che forse con il Brescia ha fatto qualche pensiero di troppo, ha ragionato un po' troppo. Beh, Verona che torna al Bentegodi, Verona che qui ha già vinto in 11 circostanze, quindi speriamo davvero di battere questo record e chiaramente speriamo soprattutto di trovare dei punti che sono importanti un po' per quello che sta accadendo in campo e fuori dal terreno di gioco. Gioca Bielanovic dal primo minuto, come ci si attendeva? Sì, ha indovinato ieri Marcello la formazione. Quindi la nostra formazione, quella di Telearena, è quella corretta. Insomma, poi non so cosa abbiano fatto gli altri colleghi delle altre testate, però sì, gioca Sasha dall'inizio. Probabilmente questa è forse l'ultima prova d'appello per questo giocatore, che quando era arrivato qui comunque qualcosina aveva fatto. Poi insomma si è perso un po' per infortuni, un po' probabilmente anche per il fatto che Ferrari gioca molto di più per la squadra rispetto a Bielanovic. Bene. Allora abbiamo subito la nostra clip, abbiamo il nostro cartoon con il nonno Taddeo che dopo Pasquetta è andato allo stadio, vero Beppe? Eh sì, finite le feste di Pasqua, che però appunto come sentirete nei commenti non sembrava neanche Pasquetta, ma sembrava, sentiamo quello che dice. Poi c'è anche un terzo incomodo che ultimamente sta un po' rovinando le giornate, i momenti sereni al nonno Taddeo. Ma vediamolo subito con i disegni di... Di Nicola Brusco o al secolo Dino da Sandrà. Ciao, bamba, nono. Che freddin che vien fuori, eh? Eh sì, a Pasquetta mi pare adesso Santo Stefano. Beh, là, godemo se la partita, va. Chantal, non stregare quello lì grande e grosso che va a finire che ti dà una rua di pacche. E dopo tuo padre ti dà anche il resto. Vieni qua, Chantal. Tasia, la gara veramente freddo a Pasquetta. Dove si tonda, nonno? Si tonda fuori o si tosta a casa con la nonna? Ma che a casa? A tua nonna che veio in mente di andare sui bastioni a fare il petenic. Sarei sta a casa volentieri. Beh, là, dai che se guardiamo la partita in santa pace, va. Chantal, finiscila di maiare pastrozzi che è una parsa zila cagata che non entra neanche più nella cotolena. Maiate un qui. Il picnic, nonno, si dice picnic. Ascolta, e Iovi? Gli hai tomaiati Iovi, nonno? No, me li sono ingiassati Iovi. Nonno. Chantal, vieni qua, che adesso è rotto Iovi. Ad Elena Scandola potrei chiedere come si vince un campionato, visto che il Verona è allo sprint finale. Però, insomma, questo è davvero il momento più importante della stagione, no? Sì, assolutamente, siamo arrivate alle partite che contano e credo che non deluderanno le aspettative. Io voglio fare il bagno nella fontana, insomma, a fine stagione, ci tengo. Eh sì. E Giampaolo, Verona col cuore, è partito questo progetto, ne parleremo nel corso della trasmissione. Oggi è una partita da vincere, vero? Assolutamente, Verona penso che abbia la rosa ampia, la condizione fisica per arrivare fino in fondo, sicuramente. Siamo anche in grado di collegarci in videoconferenza con Olindo Filippi per capire anche da lui la chiave tattica di questa partita. Sentiamo se è pronto il collegamento con Olindo Filippi. Sì, pronto, mi sentite? Eccomi qua. Allora, il Verona deve essere bravo ad attuare la tecnica del pannolone, ovvero la tecnica di contenimento, mi spiego? Perché fino adesso... Aspetta che sono un attimo in silenzio, sto pensando...
Ecco, fino adesso, dicevo, ha fatto la tecnica del netta e suga. Togli la cera, metti cera, guarda in su, guarda in giù, dai un bacio chi vuoi tu, fai un salto, fanne un altro, fai la giravolta, fai un'altra volta, mi spiego. Ma è un caco che liga, che te viene la bocca da olio, diciamo, ecco. Insomma, quindi il Verona deve stare veramente attento e soprattutto vedo bene il Pugliese sulla fascia. Quello sulla fascia farà dei cross per il Lungagnone, aspetta che cospira la reccia, per il Lungagnone che è Bjarnovic, un ragazzo di qualità e quantità. Ha segnato il Bari, pallone sotto l'incrocio dei pali. Una conclusione, un brutto gesto tra l'altro di De Falco, veramente un bruttissimo gesto, ha fatto il gesto dell'ombrello vicino alla panchina di Mandorlini. Vabbè, dodicesimo minuto, il tiro della domenica, gran gol di De Falco, pallone a giro sotto l'incrocio di palla alla destra di Rafael, era imprendibile, chiedo così. Era imprendibile. Quello di Brescia, che sono nate delle polemiche. Era imprendibile. Te la mette alle spalle della barriera, cioè lui la mette sul palo lungo, cioè quello che è coperto, primo palo coperto dalla barriera. C'è un calcio di punizione a favore del Verona, pallone collocato a pochi metri dal vertice destro dell'area di rigore, tutto è pronto per il traversone verso il centro dell'area di rigore, grande assembramento di giocatori, parte il cross, gol! Bellella! Gianito! Gome! 1-1! Andiamo al 20 gol di Marcello Scandola! Juanito Gomez, 24 minuti di gioco, il pareggio del Verona, meritato, 12° centro stagionale per Juanito Gomez. Bravissimo Giorginio però, grande palla di Giorginio. Non aver Borghese in area per il Bari è un bel problema. Giorginio, chiamano palla sia Taxidis che Berrettoni, parte Giorginio, la battuta per rigore. Rigore. Eccolo lì. E Berrettoni aveva chiamato questo pallone, ha detto mettimela là, l'ha fatto Giorginio, Berrettoni è stato steso, calcio rigore di rigore per il Verona. Ciccarelli. Rigore per il Verona, rimaniamo collegati. Non poteva non fischiare d'altronde, cioè la... Sì, rimaniamo collegati con Marcello. Verona, non c'è Nicola Ferrari in campo, andiamo a vedere chi pare che vada Berrettoni, chi tirerà, parte Giorginio. Eccolo lì, hai ragione, sì. È del 21 su Ciccarelli, vabbè adesso questo è di Scavone, Emanuele Berrettoni, eccolo qua, Scavone su Ciccarelli, bravo il capitano a procurarsi questo calcio di rigore, non una palla chiamata, non hanno fatto scattare probabilmente il fuorigioco, si sono capiti male i giocatori del Bari, perché c'erano tanti giocatori del Verona in realtà. Ma liberi, io stavo dicendo attenzione intanto Emanuele Berrettoni contro la manna ha già fatto due miracoli in questo match, uno su Ceccarelli, l'altro su Gomez, su due colpi di testa, uno nel primo tempo e uno nel secondo tempo. È un momento importantissimo del campionato del Verona questo, Marcello. Emanuele Berrettoni contro la manna, Berrettoni contro la manna, fatelo vedere, tutto pronto. Parte Berrettoni. 2-1, secondo centro stagionale per Emanuele Berrettoni. Tanto così, luce la sua maglietta e va a salutare qualcuno in particolare. Emanuele Berrettoni, secondo centro stagionale per lui. Torniamo ai commenti. Secondo rigore per il Verona in tutto il campionato. 2-1. 2-1 per il Verona. Verona che... ribalta il risultato. Gol dell'Ella! Due gol in tre minuti! Incredibile! 4-1 per il Verona. Rientriamo dopo una scorpacciata di gol, doppietta di Sasha Bielanovic. Allora andiamo a capire quanto è accaduto. Andiamo subito da Enrico Franchi. Un 1-2 incredibile del Verona. Enrico. Ma parlavamo appunto in pubblicità, due bellissimi gol di Bielanovic, forse il giocatore che fino adesso aveva un po' deluso, e ha avuto veramente due gesti tecnici fantastici. Primo gol su una palla rasoterra sul primo palo, il secondo di fino con un pallonetto di sinistro addirittura. Bravissimo.
Com'è cambiata la partita in questo secondo tempo, Romano Mattei? Ma si era già visto in avvio di partita che stava cambiando. Dicevamo di Bielanovic, ha ragione Enrico, se prendiamo possesso delle fasce e abbiamo visto cross di Pugliese, colpo di testa di Gomez, paratona di Lamanna, qui diagonale, mezzo cross dal fondolinea largo, non so se di Giorginio o di Abate, anticipo sul primo palo a Bielanovic. Bielanovic è un terminale offensivo. O si adopera in questa maniera o è un giocatore che diventa improduttivo. Quindi possesso delle fasce. Verona ormai sta dilagando, direi che ha la partita in pugno, ma si era già visto in avvio che era un Verona diverso, più deciso soprattutto con la catena di sinistra che cominciava ad attaccare la profondità.